Ciao, bentornati in questo nuovo video. Oggi, come avevo chiesto su Instagram, avevo fatto un piccolo sondaggio e avevo chiesto di aiutarmi a scegliere quale palette, mascara e rossetto devo usare per questo video qua. Palette tra la Rose Gold di Huda Beauty e la Naked 3 di Urban Decay. Ha vinto, non me l'aspettavo incredibilmente, la Naked 3 di Urban Decay, che è una palette con colori sul rosa, tutte queste questioni qua così, molto carina. In realtà secondo me è bella anche quella di Huda Beauty, che è questa qui. Poi magari ve la faccio vedere in un altro video, se volete. Avevo chiesto il mascara, che avevo chiesto di scegliere tra il Legit Lashes di Huda Beauty e il Light Camera Lashes di Tarte. Entrambi sono arrivati al 50-50, quindi ne userò uno su un occhio e l'altro sull'altro. Che vi devo dire? Rossetti, avevo chiesto se rosso o nude. Ha vinto lì di brutto il nude. La sfida era tra il MILF di Moolak Cosmetics, che è questo qua, bellissimo, e il Athena di Natasha Denona, che è questo qui. Siccome io di questi qua non avevo chiesto quale dei due poi dovesse essere, dopo magari sceglierò io, ma ve li swatch entrambi così li vedete. Come primo colore vado a prendere questo qui, Nuner. Ok, una volta fatto un occhio vado a prendere con un pennello piatto il colore Dark Side. Che nome. Lo vado a mettere all'interno qui, poi dopo lo andrò a mettere all'esterno da questa parte qua. Ok, una volta fatto questo vado a prendere Liar, che è questo qui, e lo vado a mettere al centro del mio occhio. Poi con il dito vado a prendere il colore Buzz, che è questo rosellino qua, questo qui. Molto bello secondo me. E lo vado ad applicare sopra col dito. E dopodiché un tocco di dust, che è questo qui, che è molto più chiaro. Proprio appena, appena un tocco così. Adesso faccio l'altro occhio e ci vediamo fra poco. Bentornati. Dunque, nel frattempo ho fatto l'altro occhio, mi sono fatta la base completa, non ve l'ho fatta vedere perché tanto la base la faccio sempre bene o male, come ho fatto vedere anche nello scorso video. Mascara. Come vi avevo detto all'inizio del video, il mascara è quello che è nato 50-50, grazie, quindi li userò entrambi sugli occhi diversi. Poi metterò le ciglia finte, quello ok, siamo d'accordo, però intanto vi faccio vedere come performano. Partiamo dal Legit Lashes di Huda. Praticamente questo qui è un doppio mascara in realtà. Uno è volumizzante, che è fatto così lo scovolino. L'altro invece è incurvante e lo scovolino è fatto in questa maniera qua. Io vado meglio con l'incurvante, avendo le ciglia fatte un po' così, quindi metterò quello lì praticamente. Cioè comunque è un bel mascara, ecco, si vede, almeno dal vivo fa. Rimango zoomata per la mia gioia infinita e uso questo qui di Tarte, il Light Camera Lashes. Adesso questo qui in realtà è una mini size, perché l'ho preso in piccolo perché volevo provarlo e anche perché in Italia Tarte Cosmetics ancora non ci sta. Allora, via. Rimane sicuramente, fa un effetto sicuramente molto più naturale secondo me. Aspetto, eccomi tornata. Ho applicato le ciglia finte, oggi ho deciso di indossare le numero 7 di MAC, che, aspettate che mi controllo, ok, che per chi non lo sapesse o per chi è incuriosito sono le mie ciglia preferite, infatti sono ultra rovinate, le dovrei o pulire o buttare e comprendere nuove, ma comunque. Torniamo alla questione rossetto. Allora, praticamente ne ho due. Uno è di Moolak Cosmetics. Questo qui è il colore MILF, che è uno dei loro best seller in assoluto. C'è anche in versione liquida. Questo è completamente opaco. Eccolo qua. E
L'altro invece è di Natasha Denona. Il suo invece è un brand di makeup high-end, cioè costoso, appunto. Non c'è niente da aggiungere, nel senso che i suoi prodotti sono di altissima qualità, le sue palette occhi sono fra i migliori, ma anche insieme a quelle di Pat McGrath sono le palette più costose. Vi dico solo che quella che costa meno di palette, Natasha Denona, costa tra i 60 e i 70 euro e quella che costa di più ne costa anche 200, e con questo passo e chiudo. Comunque, rossetto invece in questo caso è un nude molto più classico, questa volta però non è opaco, è leggermente sheer, molto ma molto ma molto bello. Se ve lo faccio vedere, vedete, questo è proprio un, come posso dire, un nude più classico. Penso che oggi metterò, andiamo il MILF. Allora, prima di mettere il rossetto mi faccio il contorno labbra con una matita labbra di Puro Bio, questa qui, questa qua. Questa è la 08. Look finito, rossetto applicato. Che dire, un bel look, bello strong, però adoro, bellissimo. Molto sul tono, alla fine ho avuto fuori toni tipo del lilla, queste cose qua, così, queste situazioni qua, adoro. Niente, che dire, questo è il risultato finale, spero che vi piaccia. E niente, noi ci vediamo alla prossima per un nuovo video. Ciao!